Salvini non mollare. Migliaia le firme raccolte dalla Lega questo weekend nei tanti gazebo in tutta Italia a sostegno del loro leader, indagato per il caso della nave Diciotti. Il caso della Diciotti è un caso assolutamente strumentale. Salvini non ha fatto altro che difendere l'Italia, difendere gli italiani. È l'operato di un ministro e quindi è l'operato di un governo. Se vado tra i banchetti del Movimento 5 Stelle, quanti saranno pronti secondo lei a firmare questa petizione pro Salvini? Guardi, faccio una cosa, ci vada, se li trova e poi me lo fa sapere. E lo abbiamo fatto, con petizione in mano siamo andati tra gli attivisti 5 Stelle per capire quanti fossero disposti a firmarla. Io non la firmerei la petizione. Lei non me la firma questa petizione, è sicura? Sì, sono molto sicura. Però ci governate con Salvini. Se c'è un processo lo si affronta. Quindi lei voterebbe sì all'autorizzazione a procedere? Sì, io voterei sì. È un processo assurdo, però io sono Movimento 5 Stelle, come Movimento 5 Stelle se dovesse andare alla votazione voterei sì. Non si può bloccare un governo da parte della magistratura, è per questo è un po' difficile da decidere. La magistratura non può bloccare un governo. I 5 Stelle appaiono ad un bivio e si spaccano su due fronti, ci sono gli ortodossi e i filogovernativi. Siamo un governo che eccezionalmente dopo un anno ha ancora più del 60% di consensi. Personalmente non sono per creare problemi al governo, quindi probabilmente voterei no, anche perché non è un caso come quello di Berlusconi. Non vedo reato, non è un sequestro di persona. Credo che questa cosa che si sta facendo verso Salvini è un'aggressione senza precedenti, guardi. E secondo me è un processo politico. Se i parlamentari decidono di votare no e di salvare Salvini, tu? Me la dovrebbero spiegare bene. Mi arrabbierei. Non si può sacrificare la coerenza e il rispetto delle regole, la giustizia per un governo. Il processo Salvini sarà il vostro Big Bang, qualcuno dice, porterà il Movimento 5 Stelle all'implosione? Al 3%, al 2%. È la prima volta nella storia che succede una cosa del genere, quindi merita un'ampia riflessione, non c'è nessun Big Bang e non... La firmo la petizione per Salvini, no, gli vuole manifestare solidarietà? Se vuoi ci posso scrivere un no-tav sopra. Non è che non farete la TAV, però salverete Salvini al processo? Si troverà questo compromesso? Vabbè, fantascienza. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow?